a me il gratissimo compito di dare lo start, come ho sempre fatto in Second Life, in OpenSim, 3, 2, 1, contatto. Allora ci siamo arrivati a fare questo evento, sarò velocissimo, qualcuno di voi mi conosce, ci conosce, su questo palco siamo io, Magic Flute, Sergei Zarf e Salazar Steinwag, gli amici di Edu3D, gli insegnanti di Edu3D conoscono tutti strabenissimo Salazar, è l'insegnante degli insegnanti. Noi tre siamo gli owner di Pyramid Café, arriviamo da Second Life, siamo partiti da Second Life e siamo in tutti i mondi praticamente. Dietro di me c'è la piramide. Temo che vi devo annoiare per 30 secondi sul significato di questa piramide, perché getta sempre ma sempre qualcuno c'ha qualche dubbio, non capisce il significato, no, di questa piramide. Sono due piramidi, una dentro l'altra. Una è trasparente e rappresenta proprio la trasparenza, la seconda è come il monolito di 2001 Odissea nello spazio. Quindi è uno Stargate che collega mondi. Noi questo stiamo facendo, stiamo collegando mondi. Che dire? Non voglio annoiarvi ulteriormente. Partiamo con la presentazione. Questo evento verrà registrato da Sergei, poi verrà messo su un canale di YouTube, anche perché devo dire un plauso agli amici di Edu3D, agli insegnanti di Edu3D che sono venuti tutti qui. Ahimè, quelli di Piramide fanno un po' fatica a uscire da scoletargo, no? Preferiscono starsene in Second Life, ma voglio sperare che questi eventi li portiamo anche in Second Life a parlare della realtà virtuale. E poi qui abbiamo degli ospiti speciali che poi nell'arco della serata vi presento. Ok? Non rubo altro spazio a Salazar. Vai. Ok, allora benvenuti, quindi siamo qui e volevo soltanto dire, nonostante quello che c'è scritto in nella locandina, e cioè che com'è che sono chiamato qui il referente, insomma il relatore sono io, in realtà io ho preparato soltanto alcuni spunti, no? Che sono poi 3-4 diapositive, in cui senso è più che io vi dica delle cose a voi. L'idea è quella di vedere se abbiamo qualcosa da dirci insieme, nel senso che tutti gli incontri di Pyramid Café e anche di Edu3D non sono da intendersi come un qualche cosa in cui c'è qualcuno qui sul palco e che vi dice delle cose e voi subite. L'idea è che ci sia sempre un qualche grado di interattività e che è una cosa fondamentale che si può fare nei mondi virtuali. Detto questo, quindi voi vedete che qui c'è questo. Aspetta, mi metto qui davanti, tra l'altro. Ecco, mi metto qui, così vedo le diapositive che vedete anche voi. Qual è il senso vediamo, ditemi se vedete la nuova diapositiva che ho messo, tra l'altro con questi nuovi strumenti che hanno reso disponibile Altspace. Riusciamo a presentare delle diapositive senza neanche mettere un browser, quindi è una cosa praticamente a costo zero, abbastanza semplice. Allora, il discorso è, in questo periodo noi possiamo usare la realtà virtuale sì con i visori di qualità come Oculus Quest, come l'Oculus Rift, come altre cose, però in realtà molte persone si sono sempre sentite escluse dal VR perché hanno sempre pensato che il VR sia qualche cosa che costa, cioè quindi che necessita di computer costosi, necessita di visori costosi, necessita insomma di risorse finanziarie che non sono indifferenti. Nella realtà, più che dirlo, diciamo, l'abbiamo anche un po' cercato di sperimentare. Abbiamo visto che negli anni passati, quindi dal 2007 ad oggi, la realtà virtuale è già stata esperita in parecchi modi da persone che hanno speso relativamente poco, quindi sono partiti con il loro PC, Linux o Mac, e sono entrati in mondi reali, in mondi virtuali molto, molto potenti, come il famoso, ormai famosissimo Second Life, però ce ne sono tantissime di varianti, insomma, di questi mondi virtuali, e hanno costruito delle community anche senza visori. E
E queste community continuano a essere perfettamente funzionanti. Inoltre, se noi vogliamo proprio entrare nel mondo della realtà virtuale, in realtà bastano anche solo 10 euro per farlo, nel senso che esistono i famosi, vediamo un po' se riusciamo a prendere il laser point. Questo è ok, vediamo un po'. Ah, ok, vedete il mio laser? È chiaro? In qualche modo. Quindi allora, il Sì, concetto è che vedo. allora, la cosa fondamentale è che noi diciamo che la realtà virtuale può costare poco o nulla. Nulla dico, aspetta che mi muovo. Nulla, tra virgolette, nel senso che comunque anche solo un cellulare può costare 400-500 euro, ma il cellulare ormai ce l'hanno tutti, a momenti, anzi sicuramente ce l'hanno anche solo i bambini, e sono cellulari che sono dei computer che sono molto più potenti di quei computer che circolavano 10-20 anni fa, quindi stiamo parlando di qualche cosa, insomma, di alto lignaggio. Quindi lo smartphone non serve solo per chattare, si può usare anche per fare realtà virtuale. Infatti, usando un oggettino che si chiama Google Cardboard V2, perché scrivo V2 è presto detto perché Google Cardboard era qualche cosa che è stato creato, credo, nel 2014-15 da Google, con una prima versione. E poi è uscita una nuova versione V2 che è un po' più universale, un po' più potente. Quindi tanti cardboard che si trovano in giro sono soltanto V1 e hanno un difettino che è quello che non riescono a cliccare. O comunque non, infatti nei corsi che noi facciamo su Edu3D tante persone si sono comprati o il Google Cardboard V1 oppure un'applicazione, diciamo un gear, cioè un apparecchietto dove mettono il cellulare dentro, ma poi non possono cliccare. Quindi l'unica cosa, ecco, se vi doveste procurare una cosa del genere, un Google Cardboard o una cosa equivalente, accertatevi che abbiate il pulsante del touch, perché altrimenti certe cose della realtà virtuale diventano difficili. Però comunque questi cardboard costano a partire da 10 euro e addirittura ci sono su YouTube, ho visto, delle persone che sono riuscite a farsi un Google Cardboard in casa col cartone, con un po' di colla e con così c'è la plastica delle bottiglie d'acqua. Quindi veramente è qualcosa che si può fare, ovviamente avendo un briciolo di manualità, a costi contenutissimi. E adesso qui ho messo Merge VR, ma stasera Merge VR è un altro strumentino che tipo Google Cardboard, che in realtà è semplicemente un guscio che si mette attorno al cellulare, che è fatto proprio con una plastica speciale che è molto robusta, che quindi è adatta per i bambini e che permette anche di adattare molto bene gli occhi, perché quando si indossano questi strumenti, come diceva prima, e magari lo ridirà tra poco, Fluido, uno dei problemi più grandi quando si indossano questi caschi di realtà virtuale è che gli occhi non sono, sono troppo, dei bambini soprattutto, sono troppo vicini. E quindi se non sono ben tarati si rischia di aver mal di testa, quindi è un po' un problema. Comunque, con una cifra molto piccola, già adesso si riesce a entrare in un marketplace che è quello di Google Cardboard o di giochi di questo tipo, che ha delle applicazioni di sicuro interesse. Io ne sto esplorando parecchie, ma ecco, la cosa che poi io spiegherò nelle altre diapositive, noi cerchiamo anche di fare in modo tale che le persone non solo usino queste cose per divertirsi o per sperimentare delle cose, ma soprattutto che riescano a costruire delle attività, cioè delle applicazioni che poi possono far vedere agli altri. E nel caso degli insegnanti, io lavoro molto con gli insegnanti, lo facciano con le loro classi. E poi un'altra cosa interessante, non è l'unica, ci sono diversi prodottini simili, ma comunque Oculus Go è quello più diffuso, è una variante, diciamo, power di Google Cardboard, è una specie di trade union fra il cellulare, diciamo, con Cardboard e i visori un pochino più adatto livello. Qui in particolare su Artspace si può entrare con Oculus Go e la resa di Oculus Go è già di alta qualità. L'unico problema di Oculus Go, cioè uno dei problemi che ha Oculus Go,
e che c'ha il controller e il sensore di movimento che non sentono il movimento, ma sentono solo la rotazione. Però vi assicuro che comunque anche Oculus Go, che diciamo, fa parte della realtà virtuale povera, offre già diciamo, delle possibilità di esperienze che pur essendo limitate sono già notevoli, quindi ad esempio soprattutto per i bambini ma anche per gli adulti costituiscono già un'ottima esperienza. E adesso col coronavirus, ho visto che Oculus Go è aumentato, io l'ho pagato 170 euro. L'avevo comprato, credo, a dicembre-gennaio. Da quando l'ho guardato l'ultima volta su Amazon, nuovo, l'ho visto attorno ai 220-230, però si può trovare anche a prezzi leggermente più bassi. Ok, quindi questo diciamo l'aspetto diciamo, dei visori a basso prezzo di cui volevo parlare adesso. Tra l'altro non sono gli unici, Oculus Go o gli altri, ma ci sono parecchi. Invece quello che volevo sottolineare è un po' le differenze che si hanno usando i vari strumenti. Vedete che ho messo questa nuova diapositiva dove vi faccio vedere un po' qual è la massività che si ha con le varie alternative. Quindi ho messo in carattere normale l'esperienza, diciamo, cosiddetta diciamo testuale, no? O comunque quella, diciamo, piatta. Quindi la piatta vuol dire quella che tra l'altro adesso si sta diffondendo molto, cioè le chat, cioè Facebook di fatto è un'esperienza testuale, in particolare ci sono anche testi, immagini e video, ma sono comunque una percezione piatta di quello che succede. Le teleconferenze aggiungono un po' di realtà perché si sentono in tempo reale i suoni e si vedono in tempo reale le persone con cui state parlando, ma se ci fate caso, nelle teleconferenze tutte le persone sono ferme, sono bloccate lì, insomma, sono ingessate, quindi alla lunga le teleconferenze danno un senso di scarsa realtà, cioè nel senso che non c'è ancora quell'immersività di essere veramente con loro, almeno dal mio punto di vista. Mentre invece comincia ad esserci un certo grado di immersività 2D quando si entrano veramente nei mondi virtuali, anche solo con un PC. E più chi di voi adesso è entrato con un PC, probabilmente parecchi, percepiscono già una sensazione che è diversa da quella di essere in una teleconferenza. Perché quando siete in una teleconferenza, non c'è un concetto di posizione, no? Spaziale, nel senso che voi siete tutti buttati lì appesi a un muro come tanti quadri appiccicati e poi ogni tanto un quadro si accende. Cioè, è già una bella cosa per carità, però quando siete invece in un ambiente di questo tipo, come quello che siamo adesso percepito dal PC, voi vedete le persone, vi muovete, vi girate, potete volare, potete muovervi, potete scontrarvi con le persone e questo anche senza la virtualità che adesso sta andando di moda, questo è comunque ancora realtà virtuale, cioè non è più. E perché realtà virtuale? Perché stiamo parlando di immersività, no? Quindi praticamente il tema centrale, il tema centrale di tutto ciò è praticamente l'immersività, cioè quanto un uso della realtà virtuale sia immersiva oppure no. Ok, aspettiamo, vediamo un po' se riusciamo a usare sto laser. Quindi l'immersività 2D, che è già qualcosa, ma non è tutto. Invece vediamo un po' l'immersività 3D. Cioè l'immersività 3D è quando effettivamente riuscite a percepire di essere in un ambiente 3D appunto, quindi un ambiente che ha le sue tre dimensioni, quindi c'è l'alto, il basso, il sopra, sotto, destra, sinistra e la sua profondità. E l'immersività 3D si può realizzare a vari livelli anche lei. Quindi noi abbiamo un livello, diciamo, di immersività molto semplice che si vede ad esempio, non so se avete visto su Google Street, potete con un visore, con un cardboard, vedere un po' una foto a 360 gradi di una strada, che però, nella quale voi non vi potete muovere, quindi è ancora statico. Oppure c'è un'immersività maggiore quando cominciate ad avere la possibilità di muovervi un pochino all'interno di questi ambienti. Allora, il movimento si ha, ad esempio, nel cardboard o nel Go, si può avere la possibilità di muoversi,
cliccando su un controller, per esempio, che fa avanzare, quindi vi muove nella direzione in cui state guardando, e questo consente di esplorare l'ambiente, quindi la possibilità di muoversi e esplorare l'ambiente è già una cosa ulteriore che si hanno in queste esperienze. Ma poi la cosa importantissima della realtà virtuale, quando è immersiva, è che le cose non sono statiche, non sono delle cose che non fanno niente, sono delle cose che rispondono a varie interazioni. Interazione vuol dire, che tra l'altro è una cosa abbastanza naturale. Se voi guardate un bambino quando entra in un posto nuovo, la prima cosa che fa è tocca. Ecco, toccare quindi è una cosa molto basilare, no? Della psicologia umana. E nel momento in cui qualcuno tocca, sente proprio, vede proprio quello che succede in un'ottica diversa, sente proprio, si sente proprietario, io direi proprio con la mente, no? Di quello che c'è, cioè, anche senza prenderselo e portare via. C'è proprio un senso enorme. E questo senso, cioè il tocco, è importantissimo e può essere fatto soltanto con questa. Cioè si può fare anche col mouse, ovviamente si clicca. Però è molto diverso quando a un certo punto voi toccate proprio l'oggetto e l'oggetto vi reagisce, magari vi fa vedere una scena, vi fa vedere una pagina, insomma, vi dà magari dei regali, insomma, o parla o fa degli oggetti. Quindi questa interazione è una cosa che noi stiamo, cioè la possibilità di interagire con gli oggetti, di creare queste cose, noi stiamo facendo appunto in Edu 3D. E poi c'è l'ultimo livello di immersività, che è quello proprio di muoversi in 6 gradi, cioè quindi in 6 gradi di libertà, che è la possibilità proprio di muoversi proprio col corpo, quindi con la testa che si muove, si sposta, o con il controller, o addirittura come nel Quest ultimamente, proprio che legge le mani, no? Quindi leggendo le mani, voi muovete le mani e le mani nel vostro mondo virtuale si accompagnano e descrivono esattamente la mia interazione che fate. Quindi per toccare un oggetto proprio allungate la mano senza magari neanche il controller e andate e fate il tocco sull'oggetto e ottenete l'effetto. Quindi nel caso tra l'altro dei controller c'hanno anche quello che è la reazione aptica, mi sembra che si chiama, che proprio si mette a vibrare, quindi simula proprio il contatto, la vibrazione che si avrebbe toccando un oggetto. Quindi io questi, diciamo, questo non è che sia una cosa universitaria, non vi sto dicendo la definizione esatta di immersività è fatta così, ma sicuramente esprime quello che è un livello di realtà successiva. Poi, vediamo. Ok, allora, interattività 2, quindi vediamo un attimo Ecco, quello che normalmente, questa è un po' una ripetizione della slide precedente, ma descrive proprio la capacità di poter intervenire in prima persona. Cioè, quando voi partecipate a un evento, non siete solo fruitore di quello che succede lì dentro, fruitore nel senso che qualcuno vi fa vedere delle cose e voi vi muovete e basta, ma siete in grado innanzitutto di avere la possibilità di concentrarvi su dei dettagli che sono lì. Ad esempio, se voi siete in una stanza a un certo punto ricostruita in 3D, a un certo punto c'è un vaso che è in un angolo, voi nel momento in cui siete nella realtà virtuale potete muovervi e andare a esplorare questo vaso che magari c'ha un rametto, c'ha degli animaletti dentro e sono dei dettagli aumentano praticamente la vostra percezione di esperienza di quel momento. Ripeto, sempre in una teleconferenza non avete mai o quasi mai, insomma, queste cose. L'altra cosa che è stata tra l'altro studiata, questa molto, è l'identità. L'identità che si ha quando si entra in un mondo in realtà virtuale dipende dall'avatar che si è scelto, da quanto è complesso. E l'interazione che uno ha con la realtà dipende anche da quale avatar si è scelto. Quindi se uno si è scelto un avatar alto, ad esempio interagisce sbattendo nelle porte, e quindi cioè, il fatto di avere un avatar diverso dagli altri dipende
diventa proprio un elemento integrante rispetto alle cose che gli possono succedere dentro, quindi un avatar bello piuttosto che un avatar brutto, quindi delle cose che sono estremamente identificate con l'avatar che si è scelto, che diventa quindi anche una proiezione della propria personalità. Poi l'ammovimento spazialmente, quello che vi ho detto prima, ma soprattutto, come dice, come vedete in sottoimpressione, c'è questa possibilità di toccare, aprire maniglie, produrre, fare esplodere delle cose che per i bambini è molto divertente, no? E la possibilità di interagire con gli oggetti, ma anche con gli altri avatar. Ecco, tra l'altro una cosa che io ho notato con tutti i bambini con cui che ho fatto entrare in realtà virtuale, una delle prime cose che loro facevano volentieri era quella di andare a sbattere contro gli altri avatar. E questa è una cosa che a noi adulti sembra molto strana perché abbiamo questo senso della privacy, ma per il bambino è il minimo gioco che gli fa capire che quella è qualcosa che lui può vivere, anzi può vivere forse meglio perché nella realtà reale a lui non è consentito di andare a sbattere contro altri avatar. A noi adulti invece nei mondi virtuali un bambino che ci viene a sbattere addosso invece ci dà ancora fastidio. Questo non è, diciamo, nell'etichetta, però insomma è un elemento di realtà. Dunque, scusate, se vado sempre lungo, ma ecco, quello che... Ecco, io volevo analizzare un pochino come la gente poi usa alla fine, quando c'è la possibilità, di entrare nella realtà virtuale, che poi viene rappresentata con XR. Perché XR? Perché appunto Fluido mi spiegava l'altra volta, con XR si intende non solo la realtà virtuale, ma anche altre forme di realtà, diciamo aumentata, per esempio, o altri modi, insomma, di percepire la realtà che non siano soltanto i visori o l'esperienza nei videogame, eccetera. Comunque, questa freccia che vedete sulla sinistra, vedete che va dall'alto verso il basso, indica il grado di partecipazione, ma soprattutto di interazione con le cose che si fanno. Quindi le cose più elementari che si possono fare nella XR sono fare pura evasione, quindi entrare, vedere dei film, fare dei passatempi, insomma, passare il tempo, o addirittura, non so se lo sapete, ma comincia ad esserci anche un'ampia letteratura VR sexy, cioè quindi ci sono persone che entrano per vedersi i filmini su Pornhub, eccetera. Questo è un modo che tra l'altro di usare i mezzi di intrattenimento per pura evasione, per divertimento, non c'è nulla di male, quindi non è che stia dicendo che il lato alto di questa cosa sia negativo e il lato basso sia positivo. Però chi usa l'XR dopo un po' pensa, cioè cerca di trovare qualcosa di più interessante, comunque in cui in prima persona può fare delle cose. Quindi ecco che la gente comincia a fare giochi, comincia a fare puzzle, nel senso risolvere misteri, fa sfide competitive, anche Fortnite, anche se non è in realtà virtuale, ma a tutti gli effetti viene vissuta dai ragazzini che ci giocano, e non solo ragazzini, come un'esperienza molto forte, no? Oppure addirittura anche semplici attività motorie che sono fine a se stesse, come Beat Saber, che è semplicemente un robot in cui si prendono delle spade e si picchiano e si fanno a fette dei cubi. E poi c'è qualcuno che magari all'interno di tutte queste attività riesce a trovare delle applicazioni di educazione o di approfondimento. Io, l'altro giorno con Google Cardboard ho trovato Titans of Space VR, che è molto semplice, ma è molto fatta bene, un'applicazione in cui si esplora il sistema solare e non solo, e che fa vedere, dà proprio quel livello minimo di wow che uno pensa di poter fare soltanto con la realtà virtuale che costa tanto, ma che in realtà si può fare semplicemente con il proprio cardboard da 10 euro. Okay? Invece poi ho messo un trattino perché nella prima parte, diciamo, si è un po' soli, no? Oppure si fa anche una sfida competitiva con altri, ma in modo, diciamo, come dicevo, fine a se stesso, cioè nel senso che nel caso di Fortnite si combatte, ma non si creano, o almeno, poi se tra di voi c'è qualcuno che gioca a Fortnite, magari mi può dire delle cose diverse, però
Però diciamo che il genere di legame, insomma, affettivo, comunque di attività che si fanno, è molto, molto mirato a un obiettivo molto, molto, molto limitato, per dire, che è quello della sopravvivenza, e finisce lì. Invece, partendo da qui in sotto, succede che ci si incontra e si fanno delle cose con dei target, degli obiettivi che cominciano a espandersi progressivamente. Quindi, ad esempio, se uno entra in realtà virtuale, come qui in Outspace VR, e invece di semplicemente guardare la bella isola dove c'è, non so, la piramide, il punto di Cheope ricostruito in grandezza naturale, se ne va invece in un momento di un evento in cui si insegna quello che sta succedendo adesso in Egitto, oppure trova delle persone che fanno lezioni o fanno teleconferenze, allora riesce a entrare in contatto con delle altre persone a livello internazionale con cui spesso riesce a costruire, diciamo, delle relazioni un po' più complesse che non semplicemente il gioco. E poi, una volta partecipato, la cosa successiva può essere invece a sua volta di non essere più un passivo frequentatore di eventi, ma un organizzatore di eventi, no? Cioè, nel senso che si vede che tutto sommato è anche abbastanza semplice organizzare un evento. Qui in Outspace VR, per esempio, organizzare un evento è un qualche cosa che in 5 minuti si fa, e quindi qualcuno ha voglia di parlare, non so, di ricette di cucina, di portare le sue esperienze, di parlare di qualche cosa, e si può impostare, diciamo, un evento da condividere con gli altri. E questa è una cosa che è molto interessante, e succede, cioè in Second Life l'abbiamo vista succedere, una delle cose più interessanti, e qui in Outspace abbiamo visto che sta succedendo perlomeno per le persone di lingua inglese, comunque, però anche, ultimamente anche italiano. E poi, ecco, la cosa interessante che dicevo sotto, invece il 6, è la creazione effettivamente invece di contenuti creativi fatti in modo cooperativo. Quindi, per esempio, è possibile che delle persone si incontrino per organizzare insieme, strutturare e costruire insieme una sim, mettendo insieme degli elementi, costruendoli da zero, per esempio usando Blender o altri strumenti, diciamo, di base. Adesso vediamo nella prossima slide. E quindi ricostruire delle lezioni, degli incontri a base che trattino di architettura, storia o di condivisione di esperienze, o anche molto spesso semplicemente dei musei, cioè delle musei dove per musei intendo proprio il fatto di far vedere delle cose fatte. Allora, tutto quest'ultimo pezzo, cioè il fatto di produrre del contenuto da far usufruire agli altri, rientra un po' nella filosofia che noi cerchiamo un po' di portare avanti, che è quello di permettere alla gente di produrre dei contenuti. Quindi prosumer vuol dire essere contemporaneamente produttori di contenuti e anche consumer di prodotti fatti da se stessi e dagli altri, fatti in maniera cooperativa. Ok, poi andiamo un po'. Ok, allora adesso c'è qui dicevo semplicemente quali sono gli strumenti che possiamo usare per fare questi vari livelli di realtà virtuale. E come vedete, molti di noi usano già dei social media che non sono propriamente realtà virtuali, ma li usano proprio più o meno nei termini che ho detto prima. Quindi in realtà anche Facebook è una realtà virtuale, sia pure poco pronunciata, e ci sono persone che usano anche la teleconferenza screen sharing per fare questi lavori. Quindi oltretutto queste cose si miscelano, nel senso che io potrei usare Facebook per organizzarmi gli eventi, usare Zoom per aiutarmi negli eventi che faccio. Ad esempio, io che insegno Blender ho assoluto bisogno di fare condivisione dello schermo per far vedere esattamente cosa succede. Poi gli eventi posso usare come appoggio i mondi virtuali tipo Second Life oppure anche qui in Outspace VR, per dare quel senso che dicevamo prima di presenza, di immersività, che aiuta molto, no? Cioè, nel senso che dà proprio quel grado in più fra le persone che partecipano alle cose. E tra tutti gli strumenti che si usano, noi di solito, almeno io in particolare, cerco di prediligere gli strumenti che siano open source. Quindi gli strumenti open source in questo momento che conosciamo e su cui lavoriamo sono Blender, che è uno strumento che permette di costruire
Aspettate che non c'avevo il laser, quindi lo prendiamo. Quindi Blender è lo strumentino che permette proprio di costruire i vari oggettini tridimensionali. GIMP è uno strumento che permette di costruire delle immagini. Unity che permette di costruire, di mettere insieme, di far interagire le immagini e gli oggetti, quindi cubi, oggetti, animali, insomma, avatar, eccetera, e permette di animarli, permette di introdurli in un contesto più organizzato, quindi scene di gioco, ad esempio, o di escape room, insomma, permette di dargli vita completamente. Unity non è open source, quindi è messo qua perché è disponibile abbastanza gratuitamente per molti, ma non è di per sé molto open source. In teoria la versione open source di Unity è diversa da Unity, che si chiama Godot, che è molto interessante, su cui abbiamo fatto esplorazione, ma è ancora leggermente arretrata, soprattutto nell'applicazione dei mondi virtuali, ecco perché adesso noi di solito usiamo Unity, o comunque abbiamo esplorato Unity. E poi invece del campo effettivo, adesso dove andiamo poi a esplicare queste cose che facciamo, in Workspace VR, in questo caso, ma come ho detto fin dall'inizio, Workspace VR non è detto che sia la nostra piattaforma, che ci piace di più, primo perché è chiusa, cioè quindi non è open source, anche se usa al suo interno alcune soluzioni open source, però è un qualche cosa che è un po' vincolata, un po' limitata e soprattutto è di proprietà di Microsoft. Ha una serie di problemi che abbiamo visto, abbiamo discusso anche stasera, per cui ad esempio i ragazzini sotto i 13 anni non possono entrare, in qualche modo hanno dei problemi a entrare, e quindi nel campo education, ad esempio, che mi interesso io, è un problema. Mentre invece ci sono delle soluzioni open source di mondi virtuali, di cui alcuni aperti alla realtà virtuale propriamente detta, quindi visori, eccetera, tipo Mozilla Hubs, che è quello che secondo me diventerà, ne parliamo anche stasera con Fluido, un'alternativa più che valida al Space VR, quindi probabilmente la approfondiremo nelle prossime settimane o mesi, ed è accessibile, diversamente da al Space VR, è accessibile anche da un cellulare, da Mac e da altre architetture, quindi o anche da Cardboard, quindi Mozilla Hubs, lo sto tenendo molto molto sotto controllo e lo voglio proprio studiare a lungo perché è interessantissimo. E poi abbiamo le solite architetture che c'erano prima, quindi OpenSim, che è una variante open source di Second Life, e Virtualia, che a voi forse non vi dice niente, ma è la versione open source di High Fidelity, che forse alla fine di questo anno potrebbe uscire con una versione usabile, nel senso che adesso hanno preso iFidelity, la parte open source di iFidelity, ma da quello che ho visto la stanno ancora impacchettando, la stanno costruendo, quindi forse ancora non adatta per i nostri scopi, cioè non è una cosa semplice da usare. Quindi quello che stiamo cercando, che sto cercando io, è di trovare qual è l'architettura più semplice da usare per i fini, diciamo, di poter organizzare eventi facilmente, poter interagire con gli altri, costruire facilmente, portare oggetti da Blender e via discorrendo, e credo proprio che Mozilla Hubs sia il futuro. Poi, se qualcuno di voi ha delle altri consigli e suggerimenti, sono ben accetti. E quindi, dunque, vediamo un po'. Ah, sì, abbiamo la pagina successiva. Ok. Allora, e ora cosa? Questa è l'ultima cosa, quindi sono andato ovviamente lunghissimo, come al solito. Quindi il discorso è che non è che io sia a dire voi cosa fare, io vi ho presentato alcune delle idee che abbiamo tirato fuori in questi ultimi anni, diciamo dal 2007 che ci stiamo occupando da Second Life in poi. Quindi Pyramid Café è il gruppo che ha organizzato l'evento di stasera e che, diciamo, nella vocazione sua è proprio quella di organizzare eventi, dibattiti, incontri, non necessariamente eventi, diciamo, seri, ma anche cose ludiche, insomma, se capita. Con Edu3D, che è l'altro gruppo che abbiamo visto che ha organizzato sempre negli ultimi anni
corsi per usare al meglio, corsi sempre fatti in modo il più possibile orizzontale, nel senso che non è che noi insegniamo agli altri cosa facciamo, ma studiamo tutti insieme e alcuni si espongono un po' di più, no? Quindi si espongono un po' di più, si vedono tutorial, si approfondiscono le cose, sbattono la testa e poi man mano che trovano le cose più semplici le propagano agli altri. Quindi siamo riusciti a fare in questo modo dei corsi di Blender, di Unity. Abbiamo fatto un corso di Escape Room che tra l'altro è estremamente interessante, in cui siamo riusciti a insegnare come costruire dei sistemi complessi di interazione, quindi per poter uscire da delle stanze. Risolvendo indovinelli, trovando oggetti, aprendo bauli, insomma, tutte cose molto molto interessanti per tutti. E ecco, cosa possiamo fare in prospettiva e cosa io vorrei organizzare nelle prossime settimane e mesi. Io vorrei anche un vostro feedback se volete. E intanto al Space VR abbiamo visto che si presta abbastanza, ma anche lui una serie di problemi, per cui non è che si entra in Aspace VR e si sa tutto. Aspace VR, quando si entra, si vede solo la punta dell'iceberg di quello che può fare, e per riuscire ad accedere a tutto il resto occorre vedere un sacco, studiare un universo. Quindi anche lui dobbiamo studiare un po' di cosette, no? Cioè non bastano, diciamo, 5 minuti, anche se in 5 minuti si riesce già a fare la sopravvivenza, che è già molto. Però, ad esempio, già il fatto, come vedete, che io sto maneggiando il laser, che abbiamo fatto queste diapositive, eccetera, eccetera, queste cose qua sono cose che non si imparano in una serata, ci vuole un po' di più. Oppure, alternativamente, alternativamente, pensare a alternative un po' più libere, come ad esempio Mozilla Hubs. Messo il punto interrogativo, se in questo e in quello, allora in Aspace VR, perché non sappiamo se non la chiudono domani. Domani Microsoft potrebbe tranquillamente decidere di chiudere Aspace VR e noi ci troviamo a terra, insomma, senza questa architettura. Invece Mozilla Hubs, che è open source, qual è la caratteristica dell'open source? È che se anche Mozilla decidesse domani, perché Mozilla è comunque un'entità, no? Sia pure un pochino meno chiusa di Microsoft, comunque un'entità che potrebbe a un certo punto decidere di non fare più Hubs. Ma nel momento in cui l'ha fatto open source, dovesse farlo, noi possiamo sempre utilizzare il codice, perché non viene nascosto, non scompare, diciamo, con la morte di Mozilla, ma diventa patrimonio comune dell'umanità. Ecco perché diventa interessante. Vabbè, poi a parte i corsi, quindi imparare a usare queste cose, una cosa molto molto interessante, che secondo me non è mai sufficientemente apprezzata, è la possibilità di esplorare la geografia e magari anche la storia, insomma, dei mondi virtuali. E già qui in Altspace, ma in Second Life o comunque in tanti altri posti, insomma, si può girare, si possono vedere delle cose veramente fantastiche, si possono organizzare dei giochi, ad esempio. E poi comunque, come dicevo prima, non è che io voglia imporre niente, nel senso che o noi, diciamo, queste sono appunto solo un punto di partenza. Quindi se qualunque vostra idea, se voi ce l'avete, qui è possibile fare il feedback. Ora, io avrei finito, quindi da adesso in poi ci sono due persone che mi avevano chiesto di parlare, o io ho chiesto loro, insomma, di descrivere le loro esperienze. E quindi chiederei intanto a Daniele Viganò, se vuole, insomma, salire un attimo sul palco, che giusto così lo vedete che parla, Sì, e Salazar, se vuole. ascolta, permettimi, Salazar, Dimmi. permettimi, scusa se vi interrompo, siccome nel frattempo di questa presentazione alcune persone sono arrivate, andate via, perché anche con le tempistiche avevano delle necessità, è stato qui David Orban, è stato qui Stexauer, che sono delle nostre vecchie conoscenze. Io volevo salutare nel frattempo, se mi consenti, gli amici di Sharing TV che sono venuti apposta questa sera per vedere questa presentazione, che sono Domenico Di Conza e Ivanina si chiama qua dentro, e praticamente sono molto interessati al metaverso, e vediamo un attimino se non ci sarà una collaborazione.
Poi ci sono anche gli amici di Viaggi e Scopri, che sono Gianluca Saggero e Lele Lattarulo, che li conosco personalmente, sono della mia zona, sono piemontese, ecco, avete visto che ha alzato la mano Emanuele Lattarulo. Io spero che da questa serata vedano anche le potenzialità del mondo virtuale, dei mondi virtuali, e possano pensare come integrare la loro attività con queste nuove potenzialità. Adesso stasera è un primo assaggio, hanno appena messo piede qua dentro, però come vedete ci sono tante persone qui, c'è una bella community di italiani, siamo noi la community di italiani di Headspace, continuo ad invitarvi di scambiarvi le amicizie, in modo che poi quando entrate qua dentro possiamo anche scambiarci le competenze. Ok, scusate se vi ho interrotto. Daniele, era il tuo turno di parlare, insomma. Sì, se vuole dire, diciamo, quello che Vieni qui avevi sul palco, detto. Daniele. Sì. No, forse non c'è. Ah, sì, perfetto. Sì, c'è. Non lo sentiamo. No, aspetta che provo a... Aspetta. Non è che l'hai mutato. No, no, lui deve attivare la propria creazione da voce, per cui Sì. Sì, che è mutato. aspetta che lo trovo. Shantaram, sì, è mutato, aspetta che lo... Ok, questo Sì, lo dovrebbe... sta. Sì, eh sì, diciamo che mi Ok. avete mutato, effettivamente. Allora, sì, uno di quei signori che ha nominato prima, Giri Scopri, come che si chiama, che ha detto, il signore sta qua. Viaggi e scopri. Prima l'ho trovato dentro Rocca Cascio insieme ad un altro signore, quindi due italiani che non fanno parte del giro che frequentano i nostri eventi. Infatti ho sentito un accento siciliano, ho detto ma caspita, quindi poi aveva come nome utente, sotto c'era scritto utente Oculus. Quindi immagino che l'Oculus Go stia introducendo diversi italiani su Altspace, probabilmente come opportunità offerta dal visore. Non riesco, c'era proprio scritto utente Oculus, quindi immagino sia il messaggio di default con cui si mettono dentro. No, vabbè, io mi ero segnato lì al sondaggio con la possibilità di dire qualcosa, ma in realtà non rispetto a quello che avete detto voi, non ho, ho fatto un mondo, probabilmente il programma della serata era previsto di andarci tutti insieme. E a fine serata ci facciamo una bella gita. Facciamo una gita, certo è molto bello, è molto interessante, ma c'è una componente che, vabbè, poi dipende pure dai livelli che uno si vuole prefiggere di raggiungere. Sicuramente c'è molto da studiare. Io quando mi riesce qualcosa sono felicissimo. Oggi lo sono un po' meno perché ero riuscito ad animare il mio lupo in un modo stupendo, quasi reale. Poi mi sono reso conto che stavo lavorando a 40 y di altezza, non ho azzerato gli assi, e quando sono andato a portarlo dentro Altspace mi sono reso conto che il mio oggetto in edit mode praticamente era alto come tutta la rocca. Mi è venuto un colpo, però, diciamo il colpo può passare. Ecco, semplicemente c'è parecchio di studiare, poi è un bel incentivo. Poter fare i propri mondi è bello, esalta parecchio, ti tiene attivo, poi in tempi di coronavirus diciamo che è anche un modo per impegnare parecchio la propria mente, non dico il proprio fisico perché stiamo tutti seduti da piaghe da decubito quasi, però sicuramente lo vedo, è un bel modo per distrarsi, diciamo, per distrarsi da quello che succede intorno. Io con Edo 3D sono riuscito a fare questa cosa partendo praticamente da zero. E le soddisfazioni, devo dire, le soddisfazioni ci sono, però ribadisco ancora, non aggiungo altro se non poi di andare lì dove dobbiamo andare, che lo studio c'è ed è una cosa seria, insomma.
Sì, io volevo solo sottolineare il fatto che Shantaram, no? Che da un mese e mezzo, insomma, che si sta occupando un po' di queste cose, prima non sapeva nulla di costruzione 3D o cose del genere, e che come tanti, insomma, appassionati di questa cosa, è riuscita a imparare senza essere un esperto in partenza. E questa è una delle cose che io ho visto più volte accadere in Second Life, che è proprio lo sbocciare di talenti, no? Cioè il fatto di persone che non sapevano di essere in grado di poter costruire un intero ambiente tridimensionale, o anche solo assemblarlo, perché lui non lo sa costruire in Blender, è quello che andrete a vedere adesso. Però usando anche la potenza dell'open source, no? O della comunque Creative Commons, insomma, queste licenze con cui le persone che creano delle cose danno libertà ad altri di costruire delle cose basandosi su quello che hanno fatto, spesso, quasi sempre, molto spesso è richiesto anche di dire, no? Chi sono quelle che hanno fatto l'oggetto di base, però la gratificazione, insomma, la possibilità di creare per se stessi, quindi per qualcosa di nuovo, è impagabile. Credo che sia questa la cosa credo che Shantaram possa confermarvi, giusto? Beh, sì, ho conosciuto questo gruppo di Edu3D, diciamo sono stato fortunato perché è stato un incontro casuale, diciamo, nel flusso di tante informazioni che girano su Facebook e sui centri di formazione sono andato in contatto. Io sono un docente, loro li ho conosciuti perché chi faceva dei corsi in Wikiscuola chiamati Scienza per il Digitale, essendo io un docente di scienze, ho visto per la prima volta l'approccio ai mondi virtuali. Si parlava di OpenSim, di Simonastic, si parlava di queste cose. C'è un certo Alfonso D'Ambrosio, che poi ho saputo che lo conosce pure Sal, che parlava di questi gruppi Facebook. La prima cosa che ho fatto ho chiesto di entrare in questi gruppi, ma solo mesi dopo mi sono attivato. Quindi sicuramente la fortuna di avere anche di entrare nelle giuste comunità. Voi stessi siete una bella comunità che si occupa di mondi virtuali in cui i flussi di insegnamento sono più univoci, cioè sono ognuno che scopre qualcosa lo condivide con gli altri. Ho iniziato a fare anche io così. Sicuramente, ecco, fortuna anche nell'incontrare le persone giuste, questo è fondamentale, ma penso anche nella vita, nella first life, oltre che nelle second, nelle third e nelle fourth life, tutte quelle che ci sono. Quindi il fatto, ecco, Edu3D, con Edu3D ci si sta tra Blender, poi Craft, si sta studiando Unity, studiamo tutte le applicazioni e tutto, insomma c'è tanta bella roba da poter fare. Serve il tempo, la passione, un computer mediamente decente, anche un visore. Sì, io non lo metto stasera perché mi stressa, sta lì a caricarsi, sta a fianco a me in questo momento. Va bene, allora Intanto, scusa Sal, chiedo scusa, intanto ho messo i loghi di Sharing TV e di Viaggia e Scopri, non è una sponsorizzazione, ci tengo a dirlo, semplicemente avrei a cuore che prendete visione di queste due entità che spero tanto di poter ma collaborare se con loro loro. vogliono anche venire su a dire due parole, Domenico, vuoi non venire credo qui sul che, palco a non dire credo che qualcosa? ci stia Poi male, insomma. Idele, Gianluca, se volete venire, anche voi. Sì, io volevo solo poi far parlare una cosa a Lorena che aveva chiesto ho chiesto, ma comunque se dovremmo starci tranquillamente. Ok, Domenico, se vuoi dire qualcosa velocemente, così mi senti? Ah, forse bisogna smuotarlo al solito, vediamo un po'. Sì, lo devi perché smuttare tutti a questo punto, così se no non impazziremo. Dunque, come si chiama? Domenico con la D? Domenico di Conte. Domenico Smailange? Domenico Smailange? Sì, è lui. Sì, è lui. Ok. Ok, perfetto. Domenico, ti sentono Pronto? tutti. Sì, adesso perfetto. Salve a tutti, è davvero un onore quello che ci ha concesso
Francesco, doveva essere con noi anche il mio fido collaboratore Giuseppe Gambino, che per un problema di configurazione con il Mac non è riuscito ad entrare. Ci attrezzeremo per le prossime volte. Noi ci proponiamo come comunità delle idee, abbiamo iniziato come agenzia di comunicazione, come centro per la certificazione e validazione delle competenze, ad attivare il nostro, la nostra come proprio una comunità delle idee, dove ognuno si può sentire protagonista. Quindi da questo punto di vista stiamo avviando una rubrica che si chiama Avatars on Stage. Abbiamo già iniziato a impostare anche un logo di questo programma, dove dovremmo condividere conoscenze e competenze. Ci piace parlare più dei fatti che delle parole, e quindi diciamo, siete tutti benvenuti nel far sì che questa comunità si arricchisca di cose utili e concrete a disposizione, sia per informare che per formare che per educare, perché attraverso questi percorsi col nostro centro ValidaCert possiamo anche certificare e validare le competenze di percorsi specifici che possiamo creare insieme. Penso che per stasera sia più che sufficiente. Certo, Mimmo, volevo solamente, io Mimmo lo chiamo così perché siamo un rapporto di amicizia, volevo solamente che tu precisassi che Sharing TV, oltre a essere su web, è anche su digitale terrestre, è visibile in Puglia, ma ha ambizione di essere vista in Puglia, in Italia, giusto? Esatto, attualmente è sul digitale terrestre in Puglia sul canale 272, ma dopo questa dopo la fine di questo fermo dovremmo riuscire ad ottenere il canale nazionale che avevamo lasciato in stand by proprio agli inizi di marzo, e realizzeremo come primo atto dopo l'acquisizione del canale nazionale l'Arena di Verona virtuale per far sì che la cultura possa avere anche una vita digitale con dei musei digitali fruibili. Bello, bello, dai. Speriamo che nasca una bella collaborazione. Noi adesso siamo sempre in contatto. Spero, lo ripeto, ribadisco, scambiatevi le amicizie qua dentro, perché la mia speranza, il mio auspicio è che Mimmo con i suoi tecnici entrino qua dentro, vedano le potenzialità degli ambienti immersivi 3D e vedano come tramutare questo nelle loro rubriche, cioè portare il metaverso in televisione. Vediamo, se avete delle idee siamo qui. Poi volevo far dire anche a Lele, che gli ho rotto le scatole, lui lo sa da quanto tempo, da quando siamo andati al MIB a Milano, a Gianluca e a Lele, se volete venire a presentare, a dire un attimino che cosa fate voi, se volete dire due parole su Viaggi e Scopri. Allora, aspetta che intanto dobbiamo cercare di muoverci come si deve, perché per me è il secondo giorno questo. Lo so. Infatti lo per lo me, so. Perché per Gianluca... Gianluca è appena entrato. Primo. Posso okay. Qua? Che onore. Prego, prego, prego. Ciao a tutti. Vai. Adesso aspettiamo Gianluca, vediamo, perché volevo far parlare lui, perché lui, il CEO... Ma devo salire anch'io. Venga, venga, dottore, venga. Volevamo fare la scena, anzi, è stato un onore, ringraziamo Francesco per l'invito, perché, come diceva lui, è un po' di tempo che ci sta... alle calcagne con questa realtà virtuale, noi un mondo che non conoscevamo, non avevamo mai approcciato. Oggi, dove ci hanno beccato a Rocca Calascio, qualcuno di voi prima l'ha detto, abbiamo fatto un giro così perlustrativo, giusto per prendere un po' di confidenza, siamo ancora un po' impacciati. Però sicuramente, come diceva Francesco, è un mondo molto interessante e che secondo me avrà degli ottimi sviluppi in futuro da poter sfruttare anche e soprattutto la parte dal punto di vista turistico. Loro sono conosciutissimi dalle mie parti. Gianluca, se vuoi dire qualcosa anche tu, ma hanno un blog molto seguito e dove vanno valorizzano il territorio, ovunque loro vanno.
Gianluca, facci sentire la tua voce. Sì, eccomi. Allora, sono un po' impacciato perché per me è la prima esperienza. E comunque sono lieto di vedere che c'è molta gente interessata anche a questo ambito, diciamo, della rete. Io dal 2010 lavoro su internet tramite social, tramite il blog. Principalmente tramite il blog, perché nel 2010 c'è la social, che è una cosa che vorrei fare. Io nel 2010 ho aperto questo sito per raccontare le mie esperienze di viaggio e da lì le cose poi si sono sviluppate con l'ingresso anche di Bene che mi ha aiutato a inserire la parte video e praticamente tramite le pagine di Viaggio Scopri raccontiamo destinazioni turistiche, esperienze di viaggio, modi di viaggio magari anche nuovi per dare idee e spunti ai viaggiatori che vogliono trovare consigli e vogliono trovare appunto un modo originale o un modo semplicemente per organizzare la prossima vacanza. Attualmente abbiamo il pubblico Ti ringrazio, è veramente una gran cosa, questo palco. Spero che questa sera vi abbia incuriosito. E possiate in qualche maniera capire cosa potete fare con la vostra attività, perché se gente come Gianluca e come Lele entrano nel metaverso e portano avanti le loro iniziative anche come un servizio aggiuntivo, è un qualche cosa di straordinario. Noi italiani siamo creativi, io non finirò mai di dirlo, quindi si parte da qui e si va ovunque, non fossilizziamoci su Space VR. Ok, a chi tocca? Credo che dovesse parlare Lorena a questo punto, Fluido, chiunque voglia parlare. Sì, Lorena, sì, che magari qui c'è anche altro da fare, quindi se c'è, ci sei Lorena? Mi sentite? Sì, vieni pure sul palco se riesci. Vieni pure sul palco. Se qualcuno vuole essere così cortese da fare qualche foto, io con l'Oculus ho delle difficoltà, qualcuno che col PC fare delle screenshot, intanto che Lorena si avvicina. È fondamentale condividere sui social quello che facciamo qua dentro, non dobbiamo essere un circolino chiuso, dobbiamo uscire fuori dal metaverso. E niente, in pratica io fino a qualche anno fa non conoscevo, non sapevo nulla di tutto ciò. Sono un insegnante delle... Non la sento. Sì, deve amplificare le voci, quella è la cosa. Mi sentite adesso? Mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo. E attiva l'altoparlante, però, per favore. Attiva esatto. L'altoparlante. Dillo un megafono, no, perché noi da qui non la sentiamo. Okay. L'ho attivata adesso. Quindi dovrebbe... Mi sono spostata, scusate. Sì, ma adesso dovremmo sentirci meglio. Vai. Vieni qui sul palco, Lorena, dai. Okay. Ecco. Dicevo che fino a qualche anno fa io non conoscevo nulla di tutto ciò, né di mondi virtuali né di modellazione 3D, però sono un insegnante di tecnologia delle scuole medie, sono architetto, appassionata di design e nella scuola con i miei ragazzi mi divertivo insomma a fare dei laboratori di design e naturalmente lavoravo con i ragazzi con matita e squadrette, loro realizzavano i loro progetti, studiavamo naturalmente tutta la parte teorica, poi loro realizzavano in base a determinati temi dei loro progetti schizzandoli su carta e poi realizzandoli con le tecniche di disegno con carta e matita e squadra, però il desiderio di fare
realizzare gli oggetti in maniera diversa, ce l'ho sempre avuto. Dall'altro lato avevo pure la curiosità, avevo sentito parlare dei mondi virtuali per l'insegnamento, quindi l'insegnamento è entrata poco a poco in quel mondo, ho conosciuto Edu3D, grazie a Salazar, ai costi di Blender, abbiamo iniziato con Via Luna a proseguire il nostro percorso di laboratorio di design, ma produrre gli oggetti dei ragazzi proprio grazie con Blender. Quindi naturalmente ho fatto prima il corso io, poi ho trasferito insomma le mie conoscenze all'interno della mia scuola, in aula informatica abbiamo, grazie anche all'aiuto di Salazar, perché installare Blender nei computer vecchissimi che avevamo a scuola è stata un po' un'impresa, però ce l'abbiamo fatta. Quindi grazie a questo abbiamo fatto quindi il primo passetto, anzi il primo grande passo, e quindi i ragazzi hanno potuto realizzare in 3D i loro oggetti, e poi abbiamo fatto un passo ancora più, un passettino ancora avanti, perché i ragazzi hanno poi trasferito i loro progetti dentro una sim nel mondo virtuale, e adesso proprio in questi giorni, Iori, grazie, che succede? A Sal, mi sentite? Sì, io sento. Sì, sì, sentiamo. Io sento malissimo. Io non so che io fare. Avvicinatevi magari, non so, Sal, che faccio? No, tutto a posto. Chi non sente, adesso gli si dice no. Entrare e uscire. Guarda, noi vicini ti sentiamo molto bene. Io a volte pure quando parlavate voi sentivo a tratti, sentivo a scatti. Non so se loro... No, te ti sentiamo perfettamente, vai. Proseguo? Senti ad alta voce, vai. E dico, quindi l'ultimo passaggio che stiamo proprio vivendo, che sto vivendo adesso assieme ad altri di voi, quindi anche con Sal, è il passaggio successivo, quindi di consentire ai ragazzi di poter immergersi proprio nella realizzazione che loro hanno fatto, perché loro avevano costruito una esposizione museale dei loro lavori e del loro percorso dentro una sim, ma che potevamo naturalmente vedere soltanto tramite PC. Adesso nel passaggio di tutto questo dentro Unity siamo riusciti, anche se ancora non con i ragazzi purtroppo, per ora no, ma sono riuscita io ad entrare, quindi anche Sal, e quindi a camminare dentro il loro mondo, le loro creazioni, e quindi non vedo l'ora di che riprendano le lezioni per poter proprio consentire anche a loro, tramite visori per giunta di poco prezzo, di poter entrare proprio dentro il mondo creato da loro. Penso che questa sia una cosa bellissima per la scuola. E l'idea, per esempio, parlando con Sal, era quella di provare, seguendo sempre questo stesso iter, a creare anche delle lezioni interattive. Si potrebbe, per esempio, nel campo delle scienze, far costruire ai ragazzi dei parti di corpo umano o di qualsiasi cosa con Blender, poi passare questi dentro Unity e quindi tramite visore renderle interattive. Anche quindi magari cliccando alcune parti potrebbe uscire una note card con delle informazioni, e quindi penso che appunto le possibilità nel campo educativo siano veramente infinite e soprattutto molto coinvolgenti, perché io lo vedo che i ragazzi, a parte che imparano con una velocità impressionante, molto più velocemente di quanto imparo io, e poi naturalmente sono entusiasti di questa cosa, quindi li prende tantissimo, e niente. Questa, diciamo, la volevo portare la mia è una bellissima testimonianza, questa è una bellissima, sì, soprattutto l'entusiasmo, che è importante, no? Sia di lei che dei suoi bambini, sì. Io mi faccio prendere tantissimo, devo dire, comunico questo entusiasmo. Sì, sì. Allora, vabbè, sulla scorta di questo entusiasmo, se mi permette, intanto io non posso non salutare Exidor. Signori, qui siamo piani di caffè, Spirit of Vulcano, qui c'è uno degli antesignani dei vulcanari e lì dietro c'è il vulcano, è incredibile che sia arrivato qua, gli ho mandato un link, pum, me lo sono visto apparire, è un grande, dovremmo fare una puntata, un talk show solo su quello, solo su Exidor. Adesso ce ne andiamo tutti in gita,
Mi seguite e andiamo a vedere questa Rocca Calascio, che sarebbe una località reale dove è stato girato Lady Hawk. Non so se avete presente quella. E se mi seguite, ci sta aspettando Daniele, che era prima qui sul palco, e anche lì verrà fatto un evento in 3D. Ce ne andiamo camminando pian piano, così buttate un occhio anche su questo mondo, Pyramid Cafe World, che l'ho costruito tutto con il visore. Questo non l'ho fatto con il computer perché non ce l'avevo ancora il portatile. Dobbiamo andare lì dove ci sono queste isole galleggianti.